Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour, mon cari allievi, e bentornati. Sono sempre Ngomuni Yannick, e vostro tutor per le lezioni di terminal italiano. Oggi specialmente parleremo dei ripassi, cioè faremo ripassi di quello che abbiamo studiato insieme finora. Faremo ripassi delle lezioni che avete già studiato, ok? Le lezioni che avete imparato venendo dal vostro programma. E queste lezioni, questi ripassi, vi serviranno per meglio preparare il vostro esame di maturità. D'accordo, ragazzi? Cosa prevede questo programma di ripasso? Prima di tutto faremo un ripasso sul testo romanzesco. Questa fase è chiamata lettura, analisi e commento di un testo romanzesco. Rivisiteremo il testo romanzesco, la sua struttura e le caratteristiche tipiche del testo romanzesco, del romanzo, insomma. E in seguito, per la seconda tappa, daremo un'occhiata alla novella, cioè faremo la lettura, analisi e commento di una novella. E la terza tappa consisterà in un testo teatrale. Daremo un'occhiata al testo teatrale, d'accordo ragazzi? E per finire le due ultime articolazioni saranno dedicate alla traduzione di un brano, cioè sceglieremo un brano che potrà essere romanzesco, diciamo un racconto o un teatro che tradurremo, vedremo le tecniche di traduzione. E poi daremo un'occhiata alle produzioni scritte, cioè il tipo di produzione scritta a cui siete confrontati generalmente durante le prove. Il tipo 1 e il tipo 2. Rivisiteremo questi tipi di produzioni scritte vedendo gli schemi possibili. Allora, senza più perdere tempo ragazzi, andiamo alla nostra prima fase di ripasso, la prima fase dedicata alla lettura, analisi e commento di un testo romanzesco. Quali sono le fasi, le tappe di questa lezione? Prima di tutto vedremo l'obiettivo mirato da questa lezione. Qual è l'obiettivo mirato da questa lezione? E poi vedremo insieme la struttura del romanzo. Poi vedremo che cosa è l'analisi di un testo romanzesco e come si può fare l'analisi di un testo romanzesco. E in seguito vedremo il commento del testo romanzesco. E per finire faremo un esercizio di applicazione. Ora ragazzi, qual è l'obiettivo mirato da questa lezione, da questo ripasso sul testo romanzesco? L'obiettivo mirato da questo ripasso è di vedere, di rivedere insieme, rivisitare i metodi e le tecniche di lettura, analisi e commento del testo romanzesco. Ok ragazzi? Rivisiteremo tutti questi metodi, tecniche di lettura, analisi e commento del romanzo, ovvero un testo romanzesco, insomma. Allora, qual è la struttura del romanzo? In genere un romanzo è caratterizzato dallo schema narrativo, la favola e l'intreccio. I personaggi
nel testo romanzesco. Le sequenze, il tempo, lo spazio, il narratore sono elementi chiave, elementi base del testo romanzesco. A cui daremo un'occhiata, che rivisiteremo insieme. E prima di rivisitare questi elementi che costituiscono la struttura del testo romanzesco, dobbiamo definire che cos'è un romanzo, ridefinire infatti, perché l'abbiamo già fatto, ok ragazzi? Adesso tocca a noi rivedere per ricordarci che cosa è un testo romanzesco o un romanzo, ok? Allora, il romanzo è una narrazione lunga, incentrata sulle vicende del protagonista, intorno al quale ruotano le vicissitudini di altri personaggi. Lo vediamo, ragazzi. Ci sono due elementi essenziali, le vicende e i personaggi, che sono fra le cose essenziali del romanzo, essendo esso una narrazione lunga incentrata sulle vicende di chi? Del protagonista e le vicissitudini di altri personaggi che girano intorno alle vicende di questo ultimo, che è il protagonista, evidentemente. E parlando di vicenda e personaggi, questo ti porta alle strutture proprie del testo romanzesco, d'accordo? Del romanzo. Allora, primo elemento su cui, diciamo, porremo di nuovo la nostra attenzione è lo schema narrativo. Ogni romanzo, o insomma, ogni testo narrativo, che sia una novella o racconto, una fiaba, favola o mito o leggenda, come il romanzo, hanno in genere uno schema narrativo che è costituito da una situazione iniziale o esordio, cioè la situazione di partenza. Può essere nel caso dei Promessi Sposi, per esempio, come opera, il caso di Lucia e Renzo che all'inizio si amano e vogliono sposarsi. Questa è una situazione iniziale, ok? O può essere come per esempio in un'opera come Il deserto dei Tatari di Dino Buzzati, il momento in cui Drogo, Giovanni Drogo, il protagonista, nella sua vita, anche se squalida, si prepara per andare alla fortezza Pazziani, dove passerà il suo servizio militare, perché è un militare che ha finito la formazione all'Accademia e si prepara per andare alla fortezza Bassiani, dove lui deve prendere servizio, fare il servizio militare. Vediamo che la situazione è più o meno lieve, o più o meno, diciamo, tranquilla. E poi viene la rottura dell'equilibrio. Viene un evento a rompere questo equilibrio di partenza, a rompere la pace che esisteva o poteva esistere nella situazione iniziale. Prendiamo il caso dei Promessi Sposi di cui ho parlato. Cosa viene a rompere l'equilibrio della situazione iniziale? È il fatto che Don Rodrigo intima a Don Abbondio, il parroco del villaggio, di non celebrare il matrimonio di Lucia e Renzo, mandandoli dei bravi, cioè dei briganti, per intimarlo di non celebrare il matrimonio. E questo provocherà grandi sofferenze, cioè c'è una rottura dell'equilibrio di partenza, ok ragazzi? E poi segue l'evoluzione della storia o svolgimento, che può essere, che porta dei peggioramenti possibili o dei miglioramenti possibili. Dobbiamo dire chiaramente che in genere si tratta di peggioramenti, perché dopo la rottura dell'equilibrio ci sono grandi sofferenze, grandi tormenti nella vita del protagonista o dei possibili protagonisti o dei personaggi principali. C'è un peggioramento, insomma. E può venire dopo un miglioramento per portare in seguito alla quarta tappa dello schema narrativo, che è la ricomposizione dell'equilibrio. Cioè, può riportare alla situazione iniziale o portare una sorta di tranquillità per un momento. E l'ultima tappa è la conclusione o situazione finale, come si conclude definitivamente l'opera,
il racconto, insomma, nelle fiabe o nelle favole sentirete frasi del genere: vissero felici ed ebbero molti figli, ad esempio. Ok? Ma quello che dobbiamo sapere è che la conclusione della situazione finale può semplicemente, in altri casi, riproporre l'equilibrio di partenza o ricostituire l'equilibrio che c'era in partenza. D'accordo? Non significa sempre che avremo miglioramenti extra, no. Ci saranno opere in cui l'equilibrio di partenza è ristabilito e si conclude l'opera. Ok? Allora, di modo semplificato, possiamo dire che lo schema narrativo ha una situazione iniziale, una complicazione che viene a rompere l'equilibrio di partenza, come lo abbiamo detto, una crisi con peggioramento e poi miglioramento che porterà alla risoluzione. D'accordo? E poi avviene la situazione finale. Il secondo elemento della struttura del romanzo che vedremo adesso è la fabula e l'intreccio. Come lo noterete, vanno generalmente insieme. Okay? Perché che cos'è la fabula? La fabula, insomma, è la vicenda, è la storia che vuole raccontare l'autore. E in cui si trovano i personaggi che mette in gioco, che mette in scena, insomma. Come nel caso dei Promessi Sposi, è la storia di Lucia e Renzo, un matrimonio disturbato e risoluto alla fine, che Alessandro Manzoni ci vuole raccontare. Questa è la fabula. Ok, ragazzi? Come lo vedrete, possiamo dire di modo globale che la fabula è la vicenda che gira intorno a personaggi, con fatti che si sviluppano in uno spazio e un tempo, in un ordine cronologico, con rapporto di causa e effetto. Che cosa è l'intreccio adesso? L'intreccio, semplicemente, può essere definito come il modo in cui l'autore decide di presentare la sua storia. Possiamo dire che sia una trama, infatti. L'intreccio può ancora essere chiamata trama, cioè la narrazione raccontata in una successione che non corrisponde forzosamente all'ordine logico-temporale, ma viene disposta in base ad un ordine scelto dall'autore. Capito, ragazzi? Scelto dall'autore. Cioè, dipende da lui il modo in cui proporrà i fatti. Può presentare i fatti cominciando in metà della storia, presentandoci, per esempio, già la crisi, come lo abbiamo visto nello schema narrativo. La crisi, e toccherà al lettore ricostituire la storia leggendo per capire qual è stata la fase iniziale e poi qual è stato l'elemento complicatore che ha portato la rottura dell'equilibrio e poi ritornare e continuare nella risoluzione e la situazione finale. Tutto dipende dall'autore. O può presentare i fatti di modo logico-temporale, causa-effetto, causa-effetto, e così lo schema narrativo sarà rappresentato letteralmente, senza rottura di questo equilibrio dello schema narrativo che conosciamo. Insomma, l'intreccio è il modo in cui l'autore decide di raccontare la sua storia, la storia che prende forma qui di fabula, la fabula e l'intreccio. Fabula, storia, intreccio, modo di raccontare la storia. Spero che abbiate capito, ragazzi. Ok, adesso andiamo avanti con il terzo elemento legato alla struttura del romanzo, che è i personaggi. I personaggi in un romanzo costituiscono l'elemento fondamentale, come l'abbiamo visto insieme, per lo sviluppo della vicenda. Senza personaggi non c'è storia. Lo sappiamo, no? Essi infatti agiscono direttamente o a loro volta raccontano circostanze antecedenti o parallele alla narrazione principale. Questo ci porta a capire che ci sono diversi tipi di personaggi. Ci sono personaggi principali e personaggi che possono raccontare o vivere circostanze parallele alla narrazione principale. Allora, quali
sono i personaggi principali. Il primo personaggio è il protagonista, ancora chiamato eroe, ragazzi. Il protagonista è il personaggio centrale della storia. È attorno a lui che gira o ruota la narrazione. E le altre vicende degli altri personaggi secondari ruotano intorno alle sue vicende, come lo abbiamo detto. E poi il secondo personaggio è l'antagonista. È il nemico per eccellenza del protagonista, colui che gli si oppone direttamente, colui che non vuole che avanzi la sua azione o che vuole turbare, infatti, la pace del protagonista. Come nel caso dei Promessi Sposi, l'antagonista chi è? No, non è i bravi, mandati, non sono i bravi, infatti, mandati da Don Rodrigo. È Don Rodrigo il principale antagonista e i bravi sono mandati per intimare quello che lui desidera. È lui che si oppone alla felicità di Lucia e Renzo, ok? Che si oppone al loro benessere. Questo è l'antagonista. E esiste anche nel romanzo, come negli altri testi narrativi, un aiutante, che è un personaggio o una forza che assiste e favorisce l'azione del protagonista. Quando diciamo aiutante, non è forzosamente una persona, ok ragazzi? Può essere anche una situazione favorevole, può essere anche una forza che aiuta il protagonista a compiere la sua azione, a portare avanti quello che lui intende realizzare. D'accordo, ragazzi? E come abbiamo parlato dell'antagonista, abbiamo preso l'esempio di Don Rodrigo, che manda chi? I bravi, per intimare al parroco del villaggio di non celebrare il matrimonio tra Renzo e Lucia. Come lo abbiamo visto, i bravi chi sono? Sono degli oppositori. E che cos'è un personaggio oppositore? È un personaggio che ha il ruolo di assistere e favorire l'azione oppositiva dell'antagonista, cioè aiuta l'antagonista. Può essere perché è mandato dall'antagonista, ma può agire anche per conto proprio e porre ostacoli al protagonista e aiutare l'antagonista anche senza che questo lo sappia. Se ricordate bene, abbiamo letto un brano insieme intitolato L'indifferenza di Michele, in cui l'antagonista principale era Leo Merumeci, che non voleva concedere un prestito alla madre, non voleva aiutare la madre, e suo figlio Michele, senza volerlo, aiuta Leo Merumeci in questa sua voglia di non aiutare la madre, per il suo modo di agire, la sua indifferenza, le sue parole ingenue che aiutano Merumeci a confortare il suo punto di vista. Dunque l'oppositore può agire, come l'ho detto, per conto proprio e aiutare l'antagonista a contrapporre degli ostacoli al protagonista. C'è anche questa figura del personaggio oggetto, che non è sempre presente nel racconto. Può essere anche il lettore. Il lettore può anche essere personaggio oggetto. Perché? Semplicemente perché il personaggio oggetto è il personaggio per cui il protagonista si muove o agisce. Prendiamo il caso di Renzo e Lucia, che si vogliono sposare. L'azione di Renzo approfitta a Lucia e viceversa. Se Lucia si muove, approfitta anche a Renzo, perché sono insieme dei personaggi nel testo, ok? E prendiamo anche L'indifferenza di Michele, quel brano che abbiamo letto. Questo è molto interessante perché raffigura chiaramente questa situazione. La madre, se vi ricordate bene, vuole un prestito per salvare l'immagine borghese che hanno, salvare il loro stile di vita e procacciare
da vivere ai ragazzi di modo umile. Allora, chi ne approfitta indirettamente sono i bambini Michele e Kala, che approfitteranno di questa azione della madre. Cioè, il personaggio oggetto può essere nel racconto o anche fuori dal racconto, nel caso di una morale. Se il protagonista si muove e compie un'azione che ha una morale importante, che il lettore riesce a capire o a cogliere, che gli può portare miglioramenti nella sua vita. Questo può essere anche il beneficiario dell'azione del protagonista. Come quarto elemento della struttura del romanzo, e non di meno, sono le sequenze. Le sequenze del testo romanzesco. Che cosa è una sequenza? Ragazzi, dovete sapere, infatti, che una sequenza non è come una frase, no. Una sequenza non è una frase, né un paragrafo, ok? Una sequenza può essere definita di modo semplice come un'azione. In un racconto, un'azione nel caso in cui c'è azione o una situazione particolare delimitata o compiuta. Una sequenza è un'unità narrativa minima. Quando diciamo unità, diciamo qualcosa che è compiuto, completo, ok? Allora una sequenza è una porzione di racconto che ha un contenuto coerente e sufficiente, vorrei dire anche autosufficiente, d'accordo ragazzi? Autonomo, cioè è un'unità di significato. E ogni romanzo o testo narrativo è suddivisibile in più sequenze, che vedremo dopo. Quali sono i diversi tipi di sequenze? Abbiamo le sequenze narrative, cioè sono sequenze in cui il narratore racconta i fatti. C'è una evoluzione palpabile, vedibile della storia. Adesso fa questo, dopo mangia e poi esce, saluta. Infatti la storia va avanti con la narrazione in una sequenza narrativa. Cioè possiamo dire la dinamica, perché permette di avanzare nei fatti. Ok ragazzi? E poi ci sono sequenze descrittive in cui l'azione è sospesa, diciamoci questo, perché ci sono descrizioni. Può essere una descrizione dello spazio, descrizione della, diciamo, di una persona o descrizione di una situazione. E qui l'azione è sospesa perché non va avanti. E nella descrizione siamo in una sorta di digressione. Certi autori possono portare sequenze descrittive in pagine e pagine e pagine. E notiamo chiaramente che il racconto non va avanti, sono sequenze dette statiche, allo stesso titolo delle sequenze riflessive, come lo vedete, riflessive, che sono dei momenti di riflessione dei personaggi o anche del narratore. Il narratore si può interrogare su delle situazioni o interrogare anche il lettore, ok? Interpellare il lettore per portare qualche riflessione a qualche situazione. Ma in genere, nel romanzo, come in ogni testo narrativo, la sequenza riflessiva è dedicata alla riflessione di un personaggio. Nel caso di un narratore che sa tutto, può entrare nella mente di un personaggio e descrivere il suo stato d'animo, quello che risente, quello che vive interiormente, anche le cose nascoste, può descrivere questo al lettore. Noterete spesso quando leggendo si riesce a capire meglio la profondità dell'essere umano, del pensiero umano, mentre questa persona sarà difficile per lui poter esprimere quello che il narratore riesce ad esprimere con un certo genio. In quel momento siamo nella riflessione, o sequenza riflessiva. La sequenza riflessiva è come la sequenza descrittiva, una sequenza statica, perché l'azione non evolve, ok? E le sequenze dialogate sono le conversazioni dirette tra personaggi. E il racconto va direttamente avanti con le loro discussioni, con i loro discorsi. Okay? Le sequenze narrative e dialogate sono sequenze dinamiche, perché portano effettivamente avanti
la storia, il racconto. Oltre alle sequenze, diamo un'occhiata adesso al tempo. Il tempo che è anche un elemento molto importante nel romanzo, anche nel testo narrativo in genere. Coesistono nel testo narrativo due tipi di tempo, che sono il tempo della storia e il tempo del racconto. Quale differenza esiste tra questi due tipi di testo? E come l'autore si avvale di questi tipi di, test, di tempo per dare un certo ritmo alla sua narrazione, per raccontarci la storia di un certo modo? Vediamo adesso la distinzione che possiamo fare tra tempo della storia e tempo del racconto. Il tempo della storia, anche detto tempo della favola, è il tempo in cui avvengono i fatti raccontati. È il tempo in cui avvengono i fatti raccontati. La storia che l'autore ci vuole raccontare, quanto tempo dura questa storia? Il tempo della storia, infatti, è la durata nel tempo dei fatti raccontati, come lo dicevo poco fa. Quanto tempo dura la storia che l'autore ci vuole raccontare? Nel caso dei Promessi Sposi, ritorno su questo, la storia dura 2 anni. A partire dal 27, dal pomeriggio del 27 novembre 1628, quando Don Abbondio incontra i Bravi, e finisce 2 anni dopo con la celebrazione del matrimonio. Quella storia è durata 2 anni, in cui ci sono state tutte quelle tappe, tutte quelle evoluzioni dello schema narrativo di cui abbiamo parlato. Ok? Quanto tempo dura la storia che l'autore ci vuole raccontare? Questo è il tempo della storia. Vediamo adesso il tempo del racconto. Che cos'è? Il tempo del racconto, o anche detto tempo dell'intreccio, è la parte nel testo destinata alla narrazione delle vicende, come lo avevamo già visto insieme. Che cos'è il tempo del racconto? È la parte nel testo destinata alla narrazione delle vicende. Quando vedrete la parte, capirete semplicemente, ragazzi, che sono le pagine, il numero di pagine che usa l'autore per raccontare la sua storia. Siamo nel caso di un romanzo o di ogni scritto, diciamo, palpabile, perché ci sono narrazioni orali, ok? Ma parliamo qui di un romanzo scritto o rappresentato graficamente. Il tempo del racconto è la parte nel testo destinata alla narrazione delle vicende. In quante pagine narra la sua storia? La favola è rappresentata in quanto tempo. Ragione per cui si dice anche tempo dell'intreccio. Nel caso dei Promessi Sposi, la storia di 2 anni amorosa, di 2 anni amorosi di Renzo e Lucia, questa storia è raccontata in un centinaio di pagine, più di 500 pagine, ok? Che anche il più svogliato di lettore non può spendere 2 anni per leggere, d'accordo ragazzi? Come lo avevo detto, se ricordate bene, posso raccontare una storia di una giornata e spendere 1000 pagine per raccontare una storia che ha solo una giornata. Prenderò un esempio molto famoso dell'opera L'Ulisse. Quest'opera ha una trama, cosa vorrei dire? Una favola, una storia che dura 24 ore. Ma in più di 1000 pagine, il protagonista non è ancora riuscito nemmeno a fare la metà dei 24 ore a cui l'opera è dedicata.
L'opera è dedicata a 24 ore, la storia, ma in più di 1000 pagine ci rendiamo conto che il protagonista non è ancora raggiunto i 24 ore a cui è dedicata l'opera. Vedete un po'. Dunque, il tempo del racconto è, insomma, il numero di pagine che l'autore osa per la sua narrazione. Non fate confusione, non confondere. Allora, in base a questo, cioè al tempo del racconto, l'autore può anche scegliere, come lo abbiamo visto prima nella favola e l'intreccio, vi ho detto che l'autore può scegliere di presentare i fatti come vuole, può presentare di modo logico temporale, lineare, questo si chiamerà il modo cronologico. Il modo cronologico, qui siamo nell'ordine di narrazione nelle vicende. In che ordine l'autore sceglie di rappresentare i fatti, di raccontare la sua storia? C'è il modo cronologico, causa-effetto, prima, dopo, poi, cioè lineare. E poi c'è il modo analitico o analessi. Qui si tratta di una retrospezione. La storia va al ritroso o c'è un feedback. Cosa, come è il modo analitico? L'autore comincia la storia in metà. E poi toccherà al lettore ricostruire quello che è avvenuto prima per capire meglio la situazione in cui la storia è cominciata e poi continuare la storia. Prenderò il caso di un'opera molto famosa, ragazzi, che ho letto ultimamente e che mi è molto piaciuta, anche se era scritta in francese, Sous la cendre le feu di Evelyne Poutingolet. La storia inizia con una donna che è in ospedale. Lei è amnesica perché ha perso la memoria, non si ricorda di niente. Ok? Leggendo si riesce a capire perché lei è così, che cosa è avvenuto, quale shock ha subito per vivere questo. E questo rivela gravi segreti, gravissimi segreti che permettono al lettore di capire quello che è avvenuto, perché lei sia così, in un ospedale psichiatrico quasi. Questa è una presentazione in modo analitico o analessico. Il terzo modo è il modo proletico o prolessi. Qui si parla di un'anticipazione. Come possiamo fare per meglio capire quello che è un'anticipazione? Per quelli che leggono spesso, so che voi siete bravi lettori, ragazzi, non vi preoccupate. Spesso vi capita di leggere un'opera in cui l'autore anticipa su quello che accadrà verso la fine. In un momento forse un autore vi può presentare, voi leggete la storia, leggete, evolve, è una coppia per esempio felice, che vive senza problemi, incontrano problemi che ogni coppia può incontrare, problemi di menzogna, infedeltà e così via. In un momento l'autore fa un balzo in avanti e vi mostra una situazione in cui la donna tiene un coltello e il marito è per terra con sangue. E poi ritornate indietro. Il lettore si dirà, forse la donna ha ucciso il marito. Che cosa è avvenuto perché abbia il coltello in mano? L'idea è che l'ha accoltellato e l'ha ucciso. Ma leggendo si riesce, si va in avanti e poi si capisce quello che è avvenuto. Ok? Può darsi che la donna abbia trovato il marito per terra già morto e abbia preso il coltello per verificare qualcosa. O può darsi che l'abbia ucciso. Dunque, il lettore riesce a capire meglio l'idea che si faceva. Infatti, può verificarsi la sua idea o può giungere a un'altra conclusione. Questo porta un po' di suspense, porta un po' di mistero nella lettura, nella storia. Ok, ragazzi? È spesso interessante l'anticipazione. Anche l'analisi e la prolessi sono tecniche che l'autore può usare per rappresentare la sua storia, per dare un po' di piccante alla storia. Sempre riguardo il tempo,
C'è un elemento molto importante di cui dobbiamo anche riparlare, perché ne abbiamo già parlato, ragazzi. È la durata degli eventi in un testo. In una narrazione, la durata di una vicenda corrisponde alla lunghezza del testo utilizzato. Ok? Come ve l'ho detto, il tempo del racconto è il testo, la lunghezza del testo che l'autore usa per rappresentare i fatti, misurabili in capitoli, pagine, paragrafi, righe, frasi, parole, dipendentemente dalla volontà dell'autore. La velocità adesso, dobbiamo sapere che la velocità non riguarda solo il tempo del racconto, riguarda ambedue messi insieme, ok? Tempo del racconto e tempo della storia. Vi ho detto che con il tempo della storia si tratta della storia che l'autore vuole raccontare. Immaginate un autore che si basa solo sulla sua storia, ok? Viene e racconta solo fatti, dialoghi. La storia può finire rapidamente e una storia che lui poteva spendere anche 200 pagine per raccontare finisce in 2 pagine o in 3, semplicemente perché non ha aggiunto altri elementi descrittivi o riflessivi che possono attrarre l'attenzione del lettore, che possono motivare il lettore, che possono anche fornire elementi particolari al lettore per la sua riflessione personale. Cioè, il tempo della storia e il tempo del racconto sono usati dall'autore per dare un certo rilievo alla sua opera. Ok, ragazzi? È il modo in cui lui riesce a gemellare il tempo della storia e il tempo del racconto, dà una certa velocità ai fatti o agli eventi che vuole raccontare. E riguardo la velocità degli eventi in un testo narrativo, ci sono 5 schemi possibili di cui l'autore si potrebbe avvalere per scrivere o per presentare la sua storia. Primo elemento è la pausa. Nella pausa il tempo della storia è uguale a 0. Nella pausa prevalgono essenzialmente sequenze descrittive, riflessive, in cui l'autore descrive e ridescrive oggetti, persone, situazioni, fatti, e la storia non va avanti. In quel momento la descrizione ha ampio spazio. Forse l'autore si rende conto che va troppo veloce e che se continuerà così la storia finirà troppo presto. Allora ci mette elementi descrittivi che possono, non sono noiosi, ragazzi, non sbagliatevi, non sono noiosi. Possono fornire molte informazioni al lettore, prima di tutto, e portare anche elementi di riflessione che possono attirare l'attenzione del lettore su qualche elemento, qualche fatto. E anche lo stile in cui descrive può attrarre, appassionare il lettore. Ok, ragazzi, questa è una tecnica di scrittura. E poi c'è il rallentamento. Come lo vedete, rallentare, non andare troppo veloce. Nel rallentamento il tempo del racconto è superiore al tempo della storia. Semplicemente perché la storia va lentamente e ci sono più descrizioni che possono essere alternate con narrazioni, sequenze narrative in cui l'azione va avanti e poi descrizioni e poi riflessioni. Piccole tappe di narrazioni e poi descrizioni e riflessioni. Ma di modo, diciamo, la storia non ha ampio spazio, ma il tempo del racconto prende più spazio perché ci sono descrizioni e riflessioni. Abbiamo l'impressione che la storia avanzi lentissimamente, come una tartaruga. Il tempo sembra dilatarsi, ok? E poi c'è la scena. Nella scena il tempo del racconto uguale al tempo della storia. Siamo qui nel caso dei dialoghi, anche dei monologhi. Quando i personaggi discutono, la storia va avanti, anche il racconto.
Il tempo del racconto e il tempo della storia sono portati avanti dai dialoghi, dalle discussioni. La scena, come lo vedete, che è tipico di che cosa? Del teatro, no? E chi dice teatro dice dialoghi, monologhi, discussioni, d'accordo? Il quarto elemento è il sommario. Nel sommario, cosa significa prima di tutto sommario? Il sommario ha a che fare con il riassunto, riassumere qualcosa, o nel caso del romanzo, o nel caso della velocità del racconto di cui stiamo parlando, riassumere i fatti. E nel sommario, il tempo del racconto è inferiore al tempo della storia, in quanto la storia fa un grande balzo in avanti. Nel sommario, il lettore riesce a capire che la storia è andata molto avanti. L'autore in quel momento riassume, per esempio, 5 anni di storia in 2 frasi, 20 anni di storia in forse una pagina, ma il lettore capirà che la storia non equivale al suo semplice girare di pagina, perché è durata più di questo. 50 anni non valgono un giro di pagina, ma semplicemente che l'autore ha voluto riassumere questo. E il lettore, leggendo, capirà mano a mano che cosa è potuto avvenire o accadere nella vita del protagonista e degli altri personaggi. Ma la storia viene riassunta. E l'ultimo, diciamo l'ultima tecnica per lavorare sulla velocità del racconto, è l'ellissi. Il tempo del racconto uguale a zero. L'ellissi porta avanti la storia più velocemente del sommario, perché nell'ellissi 5 anni o 10 anni non sono nemmeno riassunte, no? Sono saltate totalmente. Vedrete nell'uso in esempi tipici dell'uso dell'ellissi frasi tali 5 anni più tardi, 20 anni più tardi, 30 anni più tardi. Vedete che non ci sono elementi per capire quello che si è accaduto nel frattempo. Ma leggendo, come lo dicevo intanto, il lettore riuscirà a ricostituire quello che è potuto accadere durante tutto questo tempo. Cosa si è cambiato nella vita del protagonista o degli altri personaggi, nella sua psicologia, nella sua mente o nella mente degli altri personaggi. E così via. Allora, sempre riguardo il tempo del racconto e il tempo della storia, diamo un'occhiata al ritmo narrativo. Il ritmo narrativo è il modo in cui lo scrittore decide di alternare tra le sequenze descrittive, le sequenze narrative e le sequenze dialogate o monologate. È il ritmo che sceglie, come ve l'ho detto prima, l'autore per presentare la sua storia. Qua mette una narrazione, poi descrizione, riflessione, dialogo, monologo e così via. Questo è il ritmo narrativo e si può studiare il ritmo narrativo in un testo romanzesco. Quinto elemento riguardo la struttura del romanzo, visto che abbiamo finito con il tempo, riguarda lo spazio. Lo spazio è uno degli elementi fondamentali in un testo letterario e in particolare nel romanzo. Viene introdotto nella narrazione attraverso le descrizioni, le sequenze descrittive che permettono di introdurre lo spazio, di capire in che spazio si svolge l'azione, in che ambiente, insomma, l'azione si svolge, in che periodo, in che ambiente spaziale. E lo spazio nel romanzo, nei romanzi, gli spazi possono essere esterni o aperti. Fuori possiamo avere diversi spazi, le strade, le piazze, il mare, le montagne. Questi spazi sono fuori, ok? E poi ci possono essere anche spazi chiusi, come lo vedete, o interni, una prigione, le segrete di un castello, un appartamento, una camera, insomma, una casa, per esempio, ok? Insomma, tutto quello che è chiuso. Quali sono i diversi tipi di spazio? Il primo tipo di spazio è il
con un tocco circolare. È la forma più usata in un racconto avventuroso, amoroso, ok? E con un topo a spazio circoscritto. Le azioni qui si sviluppano in uno spazio delimitato. E con un topo a convergenza spazio-temporale. Le azioni si svolgono in luoghi e tempi diversi che convergono poi in uno stesso luogo e in uno stesso tempo, come lo avevamo già visto, ragazzi. Allora, l'ultimo elemento a cui daremo un'occhiata riguardo la struttura del romanzo è il narratore. Il narratore è la voce che narra la storia e in genere è un'invenzione narrativa, una creazione dell'autore. È colui che racconta la storia che stiamo leggendo. E in base a questo, il narratore può assumere un punto di vista particolare. Vedrete altri racconti in cui il narratore si esprime alla prima persona, altri in cui lui entra nella mente dei personaggi e un altro caso in cui non sa granché e si accontenta solo di descrivere quello che accade. Questo si chiama, tutti questi aspetti sono chiamati il punto di vista del narratore o focalizzazione. La focalizzazione, insomma, è l'atteggiamento che il narratore assume nei confronti degli eventi che racconta e dei personaggi che ne sono protagonisti. Quale punto di vista ha il narratore nel suo racconto? Quali sono i gradi di focalizzazione, cioè i diversi punti di vista del narratore? C'è la focalizzazione 0 o grado 0. Nella focalizzazione 0 o grado 0, il narratore sa quasi tutto degli eventi e della psicologia dei personaggi. È a corrente di tutti i fatti, anche prima che avvengano, ok? E sa tutto di quello a cui pensano i personaggi. È nella loro riflessione e può vedere anche le cose nascoste della psicologia dei personaggi che anche loro non riescono a esprimere. Lui le può esprimere. E poi c'è la focalizzazione interna o grado interno. Qui il narratore è un personaggio, assume un punto di vista interno e si esprime alla prima persona e sa e vede solo quello che questo personaggio vede e vive. D'accordo? E poi c'è la focalizzazione esterna o grado esterno. Qui il narratore non sa granché della storia. Si accontenta di commentare i fatti quando avvengono. Non ha nessuna vista sulle azioni, né giudizio, non può esporre un giudizio, né sa niente, e né sa niente anche della psicologia dei personaggi. Si accontenta di commentare i fatti quando avvengono. Vedrete narratori che diranno, vedrete, questo ha fatto così, secondo voi, questo è il narratore esterno. O focalizzazione esterna o grado esterno. Dopo aver rivisitato insieme gli elementi costitutivi della struttura del romanzo, proviamo adesso a ripercorrere insieme queste tappe che costituiscono generalmente le cose che fate quando affrontate un testo romanzesco o diciamo una prova, una valutazione o un esame a scuola. Vedrete che in genere nel testo letterario si fa un'analisi, ok? Si fa un'analisi del testo letterario. Riguardo il testo romanzesco, come si fa l'analisi del testo romanzesco? Prima di vedere come si fa questa analisi, proviamo a vedere cosa significa analizzare. Cosa significa analizzare un testo? Analizzare un testo letterario significa descrivere gli aspetti formali del testo. Qual è la forma, gli aspetti formali, tutto quello che riguarda la forma del testo. Individuare le tecniche narrative, metriche, retoriche, stilistiche, utilizzate dall'autore per scrivere il testo. Cioè l'analisi del testo serve a meglio capirlo, a vedere tutti gli elementi che costituiscono il testo. Prima nella forma, e poi nelle tecniche usate dall'autore
E questo esercizio ha per fine di permettere di meglio capire i meccanismi del testo e anche il testo stesso. Come lo dicevo, l'analisi è volta a riconoscere la struttura del brano, ricostruire il contesto e il luogo dove si svolge l'azione, individuare personaggi, ambienti e le proprie caratteristiche tecniche narrative. Insomma, permette di meglio capire l'opera dell'autore. Quali sono le domande possibili che potrete a cui potrete avere a che fare in un esercizio di analisi del testo romanzesco? Vi possono capitare domande del genere: in che epoca è ambientata la storia? Quanto tempo dura la storia? I fatti narrati sono reali, verosimili, inverosimili o surreali secondo voi? Chi è il protagonista della storia? Quali sono i personaggi secondari? Che ruolo hanno? Come sono descritti i luoghi? Ci sono momenti in cui la descrizione dell'ambiente ha una connotazione particolare? In quale origine sono raccontati i fatti? In quale persona è narrato, cioè il punto di vista? Da che punto di vista sono raccontati i fatti? Predominano gli avvenimenti, le riflessioni o le descrizioni? Qui è il ritmo narrativo che è indagato, ok? Diamo anche un'occhiata al commento del testo. Il testo letterario prima lo si analizza e poi lo si commenta. Analizzare consiste nel vedere, studiare la struttura del testo, le tecniche usate dall'autore per meglio capire il testo, e dopo aver capito il testo si dà un giudizio personale, si valuta anche il testo. Commentare allora significa dare un giudizio personale, dare un punto di vista rispetto a quello che si è letto, insomma interpretare, ok, il contenuto dando un punto di vista e anche valutando. Come l'ho detto, cosa significa fare un commento? Commentare un testo significa esporre delle osservazioni personali sulla struttura, sul contenuto e sul significato. E per finire, il linguaggio in cui è scritto. Infine, si può anche esporre una propria valutazione sul brano letto, motivandola, ve l'ho detto. Dunque, commentare significa interpretare e valutare, dare un punto di vista e dare un voto, cioè valutare, insomma. Allora, quali sono le domande di commento che vi possono capitare? Il genere di domande che vi possono capitare? Potrete fronteggiare domande del genere: qual è il tema principale del racconto? L'autore vuole comunicarci un messaggio? Quale effetto vuole suscitare nei lettori? Cosa ci insegna il racconto secondo te? Come trovi la fine del racconto? Quali aggettivi useresti per definire il racconto? Qui siamo nella fase di valutazione, ok? Quali aggettivi useresti per definire il racconto? Bello, interessante, triste. La lettura ti ha coinvolto? Cioè era interessante? Le tematiche ti riguardano direttamente? Ti è piaciuto il racconto? Vi renderete conto che queste domande richiamano a una certa soggettività, punto di vista della persona che ha letto, del lettore. Ok, ragazzi, rivisitata la struttura del romanzo e rivisti i meccanismi usati per studiare e commentare, analizzare e commentare un testo romanzesco, passiamo alla fase di applicazione, facendo insieme questo esercizio di applicazione. Leggete, analizzate e commentate il brano romanzesco che viene dopo, avvalendovi delle domande seguenti.
da quale opera è tratto il brano e chi ne è l'autore? Da quale opera è tratto il brano e chi ne è l'autore? Qual è il punto di vista del narratore? Come sono descritti i luoghi? Qual è il tema principale del racconto, secondo te? Cosa suscita in te la lettura di questo brano? Qual è il tema principale del racconto, secondo te? E cosa suscita in te la lettura di questo brano? Senza più perdere tempo, leggiamo il nostro testo e alla fine proviamo a rispondere a queste domande di analisi e commento. Testo. Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza Bassiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare che era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Come ebbe finito? Al lume di una lampada a petrolio, si guardò nello specchio, ma senza trovare la Letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un grande silenzio. Si udivano solo piccoli rumori. Da una stanza vicina, sua mamma stava alzandosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide all'Accademia Militare. Si ricordò delle amare sere di studio quando sentiva fuori nelle vie passare la gente libera e presumibilmente felice. Delle sveglie invernali nei Cameroni gelati, dove ristagnava l'incubo delle punizioni. Ricordò la pena di contare i giorni ad uno che sembrava non finissero mai. Adesso era finalmente ufficiale. Non aveva più da consumarsi sui libri né da tremare alla voce del sergente. Eppure tutto questo era passato. Tutti quei giorni che gli erano sembrati odiosi si erano oramai consumati per sempre, formando mesi ed anni che non si sarebbero ripetuti mai. Sì, adesso egli era ufficiale. Avrebbe avuto soldi. Le belle donne lo avrebbero forse guardato. Ma in fondo, si accorse Giovanni Drogo, il tempo migliore, la prima giovinezza era probabilmente finito. Tratto da Il deserto dei Tatari di Dino Buzzati. Ritorniamo alle nostre domande. Qual era la prima domanda? Da quale opera è tratto il brano e chi ne è l'autore, ragazzi? Da quale opera è tratto il brano e chi ne è l'autore? Il brano è tratto da Il deserto dei Tatari di Dino Buzzati. Il deserto dei Tatari di Dino Buzzati, che è un classico nella narrativa italiana, particolarmente nel genere fantastico. È un romanzo che si può dire fantastico, ragazzi. Seconda domanda, quale era? Qual è il punto di vista del narratore? A quale tipo di narratore abbiamo a che fare nel nostro testo? In questo brano si tratta della focalizzazione zero, o grado zero. Perché? Perché il narratore racconta i fatti alla terza persona, prima di tutto, e si nota che egli sa quasi tutto della psicologia di Giovanni Drogo, delle sue paure, dei suoi desideri intimi.
possiamo verificarlo con questi passaggi. Si guardò nello specchio, ma senza trovare la Letizia che aveva sperato. Era quello il giorno atteso da anni. Il narratore sa che quel giorno era quello che lui aspettava. Il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide, lui pensava, non lo ha detto il personaggio, ma il narratore è nella mente del personaggio. Pensava alle giornate squallide, all'Accademia Militare. Si ricordò delle amare sere di studio, quando sentiva fuori nelle vie passare la gente libera e presumibilmente felice. Il narratore qui ci esprime quello che Giovanni Drogo ha in mente, i suoi sentimenti, le sue paure, la pressione che può risentire lui, la pressione che gli mette in un certo modo la vita. Ma in fondo si accorse Giovanni Drogo, si accorse, cioè si rese conto. Qui è nella sua mente. Il tempo migliore, la prima giovinezza era probabilmente finito. C'è una sorta di malinconia nei pensieri di Giovanni Drogo che il narratore riesce ad esprimere. Qual era la terza domanda? Come sono descritti i luoghi? Qui abbiamo a che fare con lo spazio. Come è presentato lo spazio nel nostro testo romanzesco? I luoghi sono presentati di modo superficiale, senza precisione particolare né dettagli descrittivi. Vedrete, all'inizio si dice casa, si presenta casa senza descrivere la casa, né dire come era. In città, non sappiamo la quale è, che città è, non ci sono dettagli su quella città, né come è questa città. Si parla anche della fortezza Bazziani senza darci troppo interesse, ok? Nel testo prevalgono le emozioni del Giovanni Drogo, i suoi sentimenti. Qual era la quarta domanda? Qual è il tema principale del racconto secondo te? Qui è una domanda di commento, ragazzi. Qual è il tema principale del racconto secondo te? Abbiamo più possibilità, ok? Il tema principale di questo racconto può essere la vita militare. Un altro tema che possiamo trovare a questo testo è dall'Accademia Militare alla divisa, all'uniforme di militare, cioè la differenza, la vita nell'Accademia e poi dopo l'Accademia, ok? Qual era la quinta domanda? Cosa suscita in te la lettura di questo brano? Quale emozione provi? Come ti senti, infatti, quando leggi questo brano? Ci sono più possibilità. Ok, ragazzi, ognuno risente le cose a suo volere, come è fatto. No? Quello che risento non può essere lo stesso con quello che tu risenti. Ma è indegnabile che questo testo ha qualcosa di particolare. C'è un po' di malinconia, non c'è troppa gioia in questo testo. E la lettura di questo brano suscita in me, può suscitare in ognuno di noi, tanta angoscia, inquietudine per quanto potrà avvenire nel futuro di Drogo. Tanta tristezza riguardo la vita squalida, la vita un po' non interessante del protagonista. Tanta curiosità per le vicende a venire. C'è anche un po' di mistero in tutto questo. E non ci fermiamo là, ognuno può risentire quanto può risentire. Uno può dire un po' di noia, dipende dai gusti. Come lo sappiamo, i gusti e i colori non si discutono, ok? Ma quello che è chiaro è che questo testo ha un aspetto un po' malinconico. C'è tanta melancolia, malinconia in questo testo. Ecco, ragazzi, non possiamo fermarci qui senza prendere un compito che ci consentirà a riapplicare quanto abbiamo studiato.
che ti consentirà di lavorare ancora di più questi elementi che abbiamo studiato, in modo che siamo pronti la prossima volta che affronteremo compiti del genere. Allora, per questo, prendiamo questo compito che prendete questo compito che farete e poi correggeremo insieme dopo. In che consiste il compito? Dopo aver letto il brano fornito qui dopo, rispondete alle domande seguenti. Da quale opera è tratto il testo e chi ne è l'autore? Analizzate le diverse sequenze del testo. Qual è il ritmo narrativo in questo testo? Quali emozioni suscita in voi la lettura di questo brano? Queste sono le domande a cui risponderete dopo aver letto il testo che segue. Proviamo a leggerlo insieme, ok? Misericordia! Cosa, signor padrone? Niente, niente, rispose Don Abbondio, lasciandosi andare tutto ansante sul suo seggiolone. Come niente? La vuol dare a intendere a me? Così brutto com'è? Qualche gran caso è avvenuto. Oh, amor del cielo, quando dico niente, o è niente, o è cosa che non posso dire. Che non può dire neppure a me? Chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere? Ohimè, tacete e non apparecchiate altro. Datemi un bicchiere del mio vino. E lei mi vorrà sostenere che non ha niente, disse Perpetua, riempiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano, come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare. Date qui, disse Don Abbondio, prendendole il bicchiere con la mano non ben ferma e vuotandolo poi in fretta, come se fosse una medicina. Vuol dunque che io sia costretta di domandare qua e là cosa sia accaduto al mio padrone? Disse Perpetua, ritta dinanzi a lui, con le mani rovesciate sui fianchi e le gomita puntate davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiare dagli occhi il segreto. Per amor del cielo, non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi, ne va la vita. La vita? La vita. Lei sa bene che ogni volta che mi ha detto qualcosa, qualche cosa sinceramente, in confidenza, io non ho mai... Brava, come quando? Perpetua si avvide di aver toccato un tasto falso, onde cambiando subito il tono. Signor padrone, disse con una voce commossa e da commuovere, io le sono sempre stata affezionata e se ora voglio sapere è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevare l'animo. Il fatto sta che Don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi dal suo doloroso segreto quanta ne avesse Perpetua di conoscerlo. Onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti ohimè, le raccontò il miserabile caso. Quando si avvenne al nome del terribile, del mandante, bisognava che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento. E Don Abbondio, pronunciato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola con un gran sospiro, alzando le mani in atto insieme di comando e di supplica e dicendo: «Per amor del cielo!» tratto da I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Ok ragazzi,
Siamo giunti alla fine di questa lezione. Spero che vi abbia permesso di meglio ripassare tutte quelle nozioni che avevamo già studiato insieme e che voi siate abbastanza attrezzati per affrontare ulteriori testi o esercizi del genere che vi potranno capitare. In ogni caso, vi esorto a lavorare su questo testo di Alessandro Manzoni che abbiamo appena visto e che vi ho proposto in compito e lo correggeremo insieme la lezione seguente. E per portare a buon fine questa lezione ci siamo avvalti della scheda di analisi di un testo narrativo che abbiamo tratto dal sito www.ipsavespucci.it e abbiamo sfruttato anche il programma ufficiale di educazione letteraria della classe di terminale prodotto dal nostro MINESEC, prodotto nel 2021. E abbiamo anche sfruttato Il deserto dei Tatari del famoso Dino Buzzati, dell'edizione Oscar Mondadori di Milano, prodotta stampata nel 1940. Per la prossima fase di ripasso vedremo insieme gli elementi caratteristici della novella, cioè studieremo la struttura della novella, come analizzare e commentare una novella. Ok ragazzi, era tutto per oggi. Arrivederci, alla prossima volta, eh? E soprattutto studiate bene, non dormite, l'esame arriva fra poco. Una tege si matere yop, una tege minga matere nyom, una tege majang matere ndom, mane tambia niñane njobyayan, ngani bana matere mot, ngani la kiri watere ndong, esa kina bia dinkido, mane tambia niñane njobyayan, tam tama mote tam zabike, Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia niña ne injubia yen.